Bentornati sul mio canale. Oggi siamo nuovamente in compagnia di un unboxing particolarmente succoso. Perché? Perché spacchetterò con voi lui, vediamo se riesco a farlo entrare nell'inquadratura, il Galaxy Book 2 Pro 360, la seconda generazione del Galaxy Book 360, Galaxy Book Pro 360, che finalmente arriva in Italia. E allora andiamo a spacchettarlo assieme. E allora eccoci con il Galaxy Book 2 Pro 360 nella sua confezione bianca, su cui campeggia l'immagine del prodotto. In questo caso Samsung mi ha inviato la versione da 15,6 pollici, viene anche venduta una versione da 13 pollici, la colorazione, questa colorazione viola, che sembrerebbe molto carina, però insomma non voglio perdermi troppo in chiacchiere e andiamo appunto a spacchettare insieme questo notebook. Dunque, eccolo qui, subito il notebook, fra l'altro al lato vediamo immediatamente il caricabatterie, super fast charging, non sembra che ci siano delle specifiche, quindi poi magari avrò modo nella recensione di farvelo vedere, di parlarvene in maniera più approfondita. È un caricabatterie USB-C ovviamente. Andiamo ad estrarre dalla scatola il notebook, che mettiamo un attimino da parte. Mettiamo da parte perché nella scatola c'è poi il cavetto USB-C ovviamente per la ricarica e quindi per l'alimentazione del notebook, e poi c'è questo pennino, praticamente la S Pen, che sembra avere anche un aggancio magnetico, poi magari capiremo insomma un attimo come gestirla. Eccola qui, che consente appunto di trasformare questo notebook in un blocchetto per gli appunti e perché no anche in una piccola tavoletta grafica. Dunque, mettiamo tutto da parte, live come sempre con voi quando faccio gli unboxing, sono al contrario, eccoci, e apriamo insieme il notebook. Spero sia un po' carico, eccoci. Vediamo un po', bene. Nel frattempo lui si accende, magari ha bisogno di essere un attimo collegato alla presa elettrica. Interrompo un attimo il video e poi insomma lo farò ripartire non appena lui si sarà acceso. E allora, dunque, effettivamente lui aveva la batteria praticamente a terra, per cui ho dovuto un attimo collegarlo. C'è questa sorpresa inaspettata, cioè è un notebook ovviamente destinato alla stampa e c'è un account con un PIN che non conosco, per cui ho già mandato una mail a Samsung per capire come sbloccarlo, per cui purtroppo non potrò farvelo vedere sbloccato. Il display così a prima vista mi sembra decisamente di ottimo livello, però è davvero, sarebbe davvero anacronistico oggi esprimere in questo momento un giudizio in merito, avrò modo, ripeto, poi di parlarvene con calma. Display da 15,6 pollici, tastiera che mi sembra con una buona corsa, peraltro con una corsa abbastanza bassa, quasi in stile Mac, trackpad particolarmente ampio e ovviamente, sperando di non staccarlo dall'alimentazione, vedete c'è la possibilità di ribaltare appunto a 360 gradi lo schermo e chiaramente di poterlo poi utilizzare come fosse una tavoletta grafica o perché no anche in modalità tablet, perché insomma lui ovviamente a bordo dovrebbe già avere nativo Windows 11. Eccoci qua, lo riportiamo in modalità standard. Peraltro porte, vedete ci sono due porte, spero lo riusciate a vedere, due porte USB-C, una la sto utilizzando per la ricarica e l'altra è qui a fianco. Peraltro dovrebbe trattarsi di porte Thunderbolt, ma poi avrò modo di approfondire. Sì, anzi in realtà si tratta di una Thunderbolt e poi ci sono due porte USB-C, vedete l'altra è qui, eccola qua, spero la riusciate a vedere. C'è poi il jack audio da 3,5 mm e c'è la porta per leggere le micro SD, anche qui devo dire una scelta abbastanza strana,
diciamo, lettore micro SD, sì, lo si vede nei notebook, però insomma, solitamente si fa riferimento alle schede SD, quindi il formato più grande. In questo pulsantino c'è il lettore per le impronte digitali, che poi anche qui avrò modo con calma di testare. E l'altra cosa strana, devo dire, che non so se riuscite a vederlo da questa inquadratura, vedete, c'è questo adesivo che indica un processore Intel Evo i5. Ora, in realtà, dando un'occhiata sul portale italiano di Samsung, questo notebook dovrebbe essere venduto in due versioni. Quindi la versione con, diciamo, da 15,6 pollici, i7 e 16 GB di RAM, e poi dovrebbe esserci la versione da 13 pollici, i7 con 16 GB di RAM. Ora, in realtà, però, vedete, lo sto davvero vedendo live con voi. Sono entrato nel configuratore ed effettivamente sembra esserci, vedete, questa versione i5, che dovrebbe essere appunto questa in prova, con 8 GB di RAM, 512 o 256 GB di storage. Si parte in questo caso da 1.449 euro, quindi dovrebbe essere lei la versione che mi è stata, come dire, inviata in prova da Samsung. Chiaramente, ripeto, ancora impossibile esprimere un giudizio. È realizzato, mi sembra, policarbonato, devo dire molto piacevole al tatto, molto leggero soprattutto, questa è almeno la sensazione. Vedete, non mi piace il fatto che per poterlo aprire bisogna poi bloccarlo, ancorarlo. Ecco, da questo punto di vista i Mac sono sempre irraggiungibili. Però adesso, guardate, stacco in live con voi la videocamera. E allora, eccolo, vedete un po' più, come dire, da vicino. Vi faccio vedere, eccoci, vediamo, dovrebbe riuscire a tenerla a fuoco. Questa è la tastiera, eccoci. Vedete, retroilluminata ovviamente qui. In questo pulsantino qui c'è il lettore per le impronte digitali e questo è il suo trackpad, particolarmente ampio. Devo dire il feedback un po' plasticoso, siamo lontani dal feedback dei Mac, del trackpad dei Mac, ma anche devo dire da quello del Surface Laptop Studio che sto testando e anzi ve ne parlerò proprio nei prossimi giorni nella mia recensione. Qui abbiamo le porte. Eccole, vedete, ci sono due porte USB-C e poi dall'altra parte c'è una porta USB-C e poi ci sono i lettori, lettore SD, micro SD anzi, e il jack audio da 3,5 mm. Vedete quando poi viene, come dire, completamente ribaltato lo schermo, scusate per i miei, come dire, movimenti un po' impediti, ma sto praticamente operando con una sola mano. Eccoci, eccolo qui. Insomma, un prodotto devo dire interessante, sembra ben costruito. Sono curioso anche di provare questa versione 5, che certamente non ha a disposizione chissà quanta potenza, però, soprattutto per un utilizzo, come dire, standard, e perché no, magari in ambito universitario, grazie al discorso del pennino, potrebbe davvero essere interessante. E allora, non appena Samsung mi fornirà il pin per poter sbloccare il Galaxy Book 2 Pro 360, inizierò a testarlo in maniera approfondita, lo recensirò su Corriere e poi vi porterò le mie impressioni anche qui in video sul mio canale YouTube. Peraltro, questa situazione potrebbe essere anche lo spunto per un video a sé stante rispetto